Oggi ci riuniamo per esplorare il connubio affascinante tra innovazione e tradizione in questa lunga storia d'amore che appunto lega l'Italia alla pasta e la pasta al resto del mondo. Tra i vari scopi c'è anche quello di favorire la valorizzazione dell'aspetto storico-culturale della pasta, come attraverso un museo che prevede la costituzione di una fondazione museo nazionale delle paste alimentari, che prevede il coinvolgimento anche nella governance di soggetti pubblici e privati. Come si potrebbe, diventare, come dicono i giovani, catchy, per attirare poi un turismo all'interno del museo? Ma sicuramente avere la parte antica, quello assolutamente, però avere anche una parte secondo me più moderna, interattiva, che catturi l'attenzione dei giovani, che renda un po', la misura del tempo che abbiamo adesso, insomma. Quello che veramente oggi è l'innovazione nel processo di produzione della pasta è soprattutto il recupero di una grandissima varietà di formati che fanno parte della nostra tradizione e che non erano facilmente reperibili sul mercato se non in piccolissime quantità prodotte a mano. Il nostro compito è quello di prendere per mano o di accompagnare tutto quello che è il mondo della produzione del Made in Italy e nel nostro caso anche della pasta. Non è un caso che si aggancia anche a tutta la tematica della promozione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO, perché è anche uno stile di vita, come altri prodotti che sono riconosciuti come qualificanti a livello mondiale. Noi in Italia abbiamo in più chef stellate che in tutto il resto d'Europa e noi abbiamo fatto questa scommessa con le chef: vogliamo che facciate un prodotto alta cucina con dei prodotti italiani. Il nostro settore è l'unico settore con solo il 20% di aziende che sono state comprate da fondi stranieri e l'80% è ancora saldamente in mano a famiglie italiane, ma non dobbiamo dimenticare che questa italianità va supportata. Come Commissione Attività Produttive abbiamo spinto per valorizzare le eccellenze del Made in Italy, ne è nata la legge sulla valorizzazione del Made in Italy che alla fine del 2023 è diventata legge dello Stato. Mangiamo italiano, mangiamo la pasta, peroriamo le nostre eccellenze che nel mondo non sono seconde a nessuno.